Pensiamo che ci siano ragioni per chiedere per Arezzo e poi anche per i comuni di Abbadia San Salvatore e di Chiusi la dichiarazione dello stato d'emergenza. Entro venerdì siamo rimasti d'accordo con i sindaci che faremo la prima valutazione dei danni a cose pubbliche e private e il primo elenco di somme urgenze che noi come Regione, in ogni caso ci sia o non ci sia la dichiarazione dello stato d'emergenza da parte del Governo nazionale, ci garantiamo noi la copertura finanziaria, perché bisogna fare il ripristino delle sicurezze sia dei corsi d'acqua sia delle strade, ovviamente purché strade pubbliche. È questa la promessa che il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha fatto negli uffici del Genio Civile a tutto il territorio aretino dopo l'alluvione di sabato e domenica scorsi. Assieme all'assessore Cioffo e Ceccarelli e di fronte ai sindaci, alle categorie economiche, ai sindacati, alla Camera di Commercio, Rossi ha annunciato che in attesa di una risposta dal governo centrale sarà la Regione Toscana a sopperire alle somme urgenze. Il punto di riferimento saranno i comuni. Non c'è tempo da qui a venerdì di fare il conto della spesa. Procederemo con una stima sommaria del danno alle abitazioni dei cittadini, ma si comincino a preparare a fare il conto della spesa, perché successivamente sarà loro chiesto di dimostrare quali sono i danni subiti. L'interfaccia con la Regione è comunque il Comune, tutti questi dati arrivano al Comune e il Comune li trasmette alla Regione. Le famiglie saranno loro a dovervi comunicare o manderete i vostri tecnici? No, saranno loro a dover comunicare, sarà aperto uno sportello di interfaccia con le famiglie, con un numero verde al quale loro potranno fare riferimento, ma ci sarà tempo per farlo. Per le imprese, attraverso Fidi Toscana, potrebbe essere attivato il modello di Livorno. Un finanziamento senza garanzie e senza interessi, rimborsabile dal terzo anno e per i 10 anni successivi. Si rende necessario davvero la tempestività di intervento. Ci siamo messi a disposizione per fare un primo sommario inventario dei danni subiti alle aziende, con l'obiettivo già da venerdì di dare queste indicazioni ai comuni. Quindi la Camera si mette a disposizione insieme alle categorie economiche a fianco delle imprese che in questa fase sono state veramente severamente colpite. Per quanto riguarda invece l'agricoltura, è in corso una riunione, i danni all'agricoltura sono forti, pesanti, e io stesso adesso telefonerò al Ministro dell'Agricoltura per capire come i nostri tecnici, incontrandosi anche con il Ministro nazionale, possono confezionare un pacchetto di risorse che vada incontro a queste attività.